Appuntamento teatro. Ed eccoci qui per un nuovo appuntamento con il teatro e col teatro. Sì, detto bene, perfetto. E la persona di cui andiamo ad hablare, a parlare, non è una persona di poco conto, anzi è un personaggio di assoluto spessore, un personaggio importante che ci dirà tutto il buon Federico. E, beh, insomma, io sono la persona meno appropriata per queste cose, sì. D'altronde ci sei tu che arricchisci in maniera importante, così come chiaramente il buon Luca, così come i nostri radioamici ascoltatori. E, però per l'appuntamento nello specifico con il teatro, adesso io, per quanto riguarda il teatro, mi è sembrato utile dare uno spazio ad una poesia di Alda Merini, oh, che io vi fantastico. Interpreterò, diciamo, a modo mio, sempre in modo teatrale, perché io non sono un attore di cinema, ci sono delle tempistiche, come tutti sanno, diverse. Certamente sì. E quindi spero che vi piaccia, poi faremo una considerazione a sei occhi, perché siamo tre. Esattamente. Fino a mo, ognuno c'ha, però, momento, ci abbiamo otto occhi, dieci occhi, perché ognuno di voi c'ha... Porta gli occhiali, ne vedremo delle belle. Partiamo avvantaggiati. Quando vuoi, caro Federico. Allora, c'è un sottofondo musicale previsto per questo? Ma non hai previsto niente, grazie. Perfetto, la prossima volta me lo dici, così siamo pari. Scherzo. Vedete che ci riescono bene le gag. A me piace, diciamo, improvvisare, quindi metto, mi spiace. No, assolutamente. Chiedo scusa in diretta, Raffaele, no, a volte lo metto in difficoltà, questo mi spiace. No, in quel momento dici, ma che caccia fai? Sì, quello sì, è il momento. Noi facciamo tutto in diretta. Prettamente è un momento solenne quello. Infatti sono le 19 e 18 e il tempo è sulla via notturna. Il tempo vola, come si suol dire. Quindi vi declamerò questa poesia. Vai, Federico. E poi fate l'amore. Niente sesso. Solo amore. E con questo intendo i baci lenti sulla bocca, sul collo, sulla pancia, sulla schiena, i morsi sulle labbra. Le mani intrecciate e occhi dentro occhi. Intendo abbracci talmente stretti da diventare una cosa sola, corpi incastrati e anime in collisione, carezze sui graffi, vestiti tolti insieme alle paure, baci sulle debolezze, sui segni di una vita che fino a quel momento era stata un po' sbagliata. Intendo dita sui corpi, creare costellazioni, inalare profumi, cuori che battono insieme, respiri che viaggiano allo stesso ritmo, e poi sorrisi, sinceri dopo un po' che non lo erano più. Ecco, fate l'amore e non vergognatevene, perché l'amore è arte e voi i capolavori.